Ciao a tutti, oggi si è aperto un altro capitolo per l'aeroporto di Peretola e probabilmente sarà uno dei capitoli decisivi. È stato emesso un parere dal nucleo di valutazione regionale, cioè dall'ufficio di quei tecnici su cui Rossi tanto ha contato riguardo alla preparazione e riguardo quello che sarebbero stato ciò che avrebbe presentato successivamente a Roma come giudizio di fattibilità della pista a 2400 metri. Bene, noi seguiamo quello che ci ha chiesto Rossi, noi diamo massima fiducia a questi tecnici che hanno espresso parere a non procedere. La terminologia è particolare, però il messaggio è chiaro: questa nuova pista da 2400 metri nella piana fiorentina non ci deve essere. Ci sono una serie di criticità che sono state presentate e sono quelle che noi andiamo sostenendo da tempo. Giacomo ce le presenterà tutte. Sì, alcune, perché abbiamo solo pochi minuti. Intanto citiamo qual è il parere del nucleo di valutazione di impatto ambientale regionale che esprime delle criticità ed incompatibilità che sono state evidenziate nel quadro sinottico, dicono loro. E tra l'altro dicono che segnalano incoerenze urbanistiche. Con questo parere dell'ufficio tecnico, secondo noi, si chiude il capitolo della vicenda dell'aeroporto di Peretola, perché ora gli uffici tecnici del Ministero a Roma non potranno non tenere in considerazione di questo parere a non procedere negli uffici regionali. Noi che cosa abbiamo fatto politicamente? Una volta preso questo parere dal nucleo di valutazione dell'impatto ambientale, abbiamo convocato subito, abbiamo fatto protocollato una richiesta di comunicazione del Presidente della Regione affinché venga a riferire in aula in Consiglio regionale. Quindi la partita è aperta, secondo noi la vicenda tecnicamente si chiude con questo parere a non procedere, staremo a vedere cosa succede.